What's up YouTube? Oggi vorrei parlarvi di alcune cose. Visto che l'altra volta è piaciuto tanto, diciamo, il primo vlog, oggi tenterò di fare il secondo, o oggi inizierò una prima serie, non so. Allora, la prima cosa volevo parlarvi di che cosa? La prima cosa è di un piccolo incidente che mi è capitato. Hanno notato anche alcuni di voi in video il fatto che mi sono tagliato, ma non mi sono tagliato con la sega a mano, la Ryoba, ma bensì mi sono tagliato con il banco sega. Per fortuna è stato un taglio superficiale, alcuni punti ed è passato tutto. Ogni volta che taglio un pezzo alzo la lama in base allo spessore. Per fare un esempio, se taglio un pezzo da 2 cm alzo la lama a 2,1. Quindi fate sempre attenzione. Forse il mio peggior difetto è proprio la distrazione. Mi sono distratto un attimo ed è passato il dito sopra la lama. Per il 90% dei casi io uso sempre gli spingipezzo. Però questa volta mi ero innervosito, un attimo di distrazione ed è successo. Però va bene così, questo mi servirà per l'insegnamento, che quell'altro 10% comunque dovrò usare uno spingipezzo, quindi ve lo posso dire sulla mia pelle, usatelo sempre. Ma ora passiamo a delle cose molto più divertenti. Allora, ho fatto un paio di acquisti che già sto usando da un mesetto, sempre da quando ho iniziato questo grande progetto, queste delle scatole, non vi dico che cos'è logicamente, alcuni giorni fa è uscito anche il prossimamente il trailer per creare un po' di suspense. Comunque, allora ho comprato sia il compressore che la sparachiodi proprio per riuscire a costruire queste scatole, incollarle e riuscire a costruirle. Alcuni progetti da far uscire prima, come per esempio i due mazzoli in legno che ho costruito con il martello, diciamo così, la base in noce e con il manico di castagno. In questi ultimi mesi sto sperimentando tante finiture per il legno diverse, dagli oli alle finiture professionali. Infatti ho comprato pure una finitura per impregnante, visto che a me piace tanto usarlo, una finitura proprio da impregnante professionale. Poi magari in un altro video, se vi fa piacere, faremo un video dedicato solo alle finiture. Questa qua è la classica che uso io, cioè olio di lino e poi con la cera per mobili neutro, la cera tapi. Questa qua invece è la base, non ve lo dirò perché si vedono, è la base, diciamo così, sì, e poi la finitura sempre a cera tarda. Poi vedremo, questo sarà uno, forse il prossimo progetto, uscirà il vlog, questo vlog che sto registrando adesso, e poi io, il progetto questo, secondo me tutto entro aprile. Siamo qua. Poi un'altra cosa che ce l'ho segnata qua vicino, ho aderito al programma di affiliazione di Amazon. Cazzo di cisterna. Ho aderito al programma di affiliazione da Amazon, che consiste: io prendo una piccola percentuale dai miei link che carico sotto ai miei video. Parole povere, quando voi cliccate sui miei link e acquistate qualcosa, io guadagno una piccola percentuale, ma proprio di soldi, stiamo parlando del 10%, però per un massimo di 10 euro. Casomai voi comprate degli attrezzi, che ne so, tipo la sega. Comunque, mi aiutano tanto. In un mese che ho iniziato l'affiliazione ho guadagnato qualche decina di euro, però per me va bene. Già comprare un semplice pannello di multistrato per me è una cosa eccezionale. Risparmierei 30-40 euro per il pannello di multistrato. Quindi comprate di più, fate bene al canale. Questa cisterna mi uccide. Poi un'altra cosa che mi chiedevate in tanti è fare lo shop tour. Allora, io qua lavoro nel mio cantinato, no? È molto molto grande, saranno di 180 metri, è diviso in varie zone. Una zona parcheggiamo le auto, visto che è sotto, diciamo che è seminterrato, perciò non l'ho ancora fatto, però prossimamente penso di registrarlo, almeno per farvi vedere come sono organizzato. Visto che tanti di voi mi chiedono gli attrezzi, tutti gli attrezzi, le viti, le punte,
le chiavi inglesi, le chiavi a cricco, eccetera, eccetera. E quindi penso di aver spiegato tutto quello che sto avendo anche... No, questo non ve lo voglio dire, prossimamente vi dirò se qualcosa c'è. Altra roba che bolle in pendola! Quindi vedremo un po' più avanti. E vi ho detto tutto, seguitemi sempre di più i social, cerco di caricare sempre più foto, soprattutto su Instagram. Se volete scrivermi messaggi, il canale per ora ufficiale è il mio blog, il mio sito makersatwork.it. Quindi se volete delle risposte, tra virgolette, un po' più veloci, per ora sto buttando, logicamente penso che sia così, il mio sito. Quindi se volete fare una domanda, gli ultimi progetti che ho caricato, quindi fatela lì che risponderò sempre. Poi viene Facebook, Instagram, eccetera, e poi logicamente sotto al canale. Quindi che dirvi, ci saranno grandi novità, però non voglio dire niente. I progetti che sto facendo, sempre mi ripeto l'ennesima volta, per me questo progetto è importantissimo, ci sto mettendo l'anima, e infatti ci sto lavorando per più di un mese. Quindi veramente è una cosa è stata molto complicata, ho dovuto risolvere tante... Non è una cosa tipo la bicicletta, è una cosa molto più statica. Però, comunque, non voglio dirvi niente. Alla prossima, ciao!